Riapertura degli impianti sciistici 18 gennaio, ma anche questa volta il condizionale è d'obbligo. Prima infatti il Comitato Tecnico Scientifico dovrà esprimersi sulla questione. Una ripartenza non ancora completamente certa. Più volte nei giorni scorsi il ministro Boccia ha infatti ribadito che potranno riaprire solo quando si sarà tornati alla normalità. Prima si mettono in sicurezza sanitaria le comunità, prima si fanno tornare a scuola in presenza tutti gli studenti delle superiori e poi si potrà tornare a parlare di impianti da sci. Vorrei togliermi la veste di assessore al turismo e mettere quella della donna di montagna, della Valseriana, una Valseriana che mi ha dato le ali per volare nel mondo, per diventare campionessa. Oggi mi sento mortificata, è giusto e corretto per una valle come la nostra che ha pagato molto in termini di vite durante l'emergenza Covid che da noi è arrivata come uno tsunami, primi nel mondo. Oggi io penso che con le linee guida approvate si possa sciare assolutamente in sicurezza, e sciare in sicurezza significa anche dare l'opportunità alle nostre montagne di tornare a vivere. Non è pensabile che possano stare in piedi con i ristori, perché non arriveranno mai o saranno comunque piccoli, e auspico che il governo nel gestire questi colori si ricordi anche di questa zona bianca che è la nostra Presolana. L'obiettivo del governo è anche quello di dare un segnale di speranza, per questo nel DPCM dovrebbe essere introdotta una nuova zona bianca nella quale sarebbero aperte tutte le attività, scuole comprese. Il criterio ipotizzato per accedervi al momento sarebbe l'RT sotto lo 0,5, una soglia che però oggi è ben lontana dall'essere raggiunta. Sciare in sicurezza si può, la parte sanitaria per gente come noi, bergamasca, è al primo posto e lo rimarrà fino a fine di questa epidemia, ma vi garantisco che sciare all'aria aperta è sicuramente un, diciamo, qualcosa di importante che ci ridà l'energia per affrontare ancora con più coraggio la mancanza di tante situazioni che sono venute a mancare durante questo percorso.